benvenuti a Topnet Live, il reality show che vi farà vivere una notte da favola. Anche in questa puntata stiamo offrendo a qualcuno una notte sorpresa, una notte pazza, una notte top. Cosa accadrà ai nostri protagonisti? Ora sono in buona compagnia. Fra poco, con la pubblicità di Amici e Parenti, li convinceremo a farsi raccontare. E poi cosa faremo? Li porteremo via con un gruppo di sconosciuti, li infileremo in un'auto, li porteremo in posti nuovi per loro a vivere esperienze curiose e alla fine li porteremo a casa a notte fredda. Forse all'alba. Accetteranno? Potete crederci. Anche per stasera, per i protagonisti, una sola certezza: torneranno a casa diversi. D'ora in poi lo racconteranno agli amici, ai parenti, ai compagni di lavoro e voi sarete tutti testimoni del cambiamento di personalità dei nostri eroi. Buon divertimento! Caro Maurizio Livesi, Associazione Culturale Arena Mediastar ha il piacere di invitarti all'inizio della quarta puntata del reality show Top Night Live con il seguente programma. Ore 21, Arte House Session con Erika Calesini e Valentina Bigiarini, presso lo showroom dell'azienda Adrenalina. Saremo accolti al Palazzo dei Congressi di Riccione dall'assessore Turismo, Eventi Politiche, Comunitarie e Innovazione, Claudio Montanari. Ore 22, Casa di Gioacchino Rossini, Pesaro. Saremo accolti dall'assessore alla Cultura di Pesaro, Daniela Vimini. Ore 22:30, Antiche Pescherie di Pesaro, accolti dal presidente di Pesaro Wine Festival, Gianluca Galeazzi. Ora hai 10 secondi per accettare. Vado via. E perché vuole che gli firmi? Devi firmare, se no non ci fidiamo. Ecco qui. È pronto. Ha firmato? Sì. Ha firmato! Vai! Ecco, è la nostra vittima catturata. Presentati adesso le nostre accompagnatrici. Abbiamo tutte le complici dello scherzo. Sono le nostre socie. Adesso che hai firmato avrai una serata al top di tutto. Ma guarda. E quando tornerai sarai un uomo diverso. Ma quindi non dobbiamo andare. Ma no, caro. Ma è una roba. Beh, ma scusami, ti proponiamo una notte al top. Una notte al top. Ecco. Brava Beatrice, missione compiuta. Maurizio, vedrai quante donne ti accompagneranno questa sera. Ma ora andiamo a Firenze, dove è già primavera, per seguire i rapimenti di una bellissima ragazza. Siamo qua a Firenze, in Piazza della Repubblica. Adesso stiamo aspettando la nostra vittima, Chiara Conti. Non vedo proprio l'ora di incontrarla, anche perché abbiamo tantissime sorprese per lei questa sera. Dobbiamo essere pronti per la serata di Top Night Live. Ma tu sei Chiara Conti? Sì. Ciao, io sono Loria, l'inviata di Top Night Live, una trasmissione che è una su Sky, che bella sorpresa, eh? Fantastica. Ascolta, noi siamo qui per questa sera, se ci direi di sì, e speriamo, che porteremo in posti fantastici, ma soprattutto che faremo delle sorprese strepitose. Ok, adesso ti elenco un attimino il nostro itinerario. Allora, alle ore 20 scopriamo la città con Leonardo Tozzi, editore e direttore del magazine Firenze Spettacolo. Wow! Poi, ore 20:30, l'arte da indossare, le sculture del maestro Orno Alessandro Dario. Poi, alle ore 21, noblesse oblige con il marchese Emilio Panzi. E infine, ciliegina sulla torta, alle ore 22:30, un fuori porta, ma davvero fuori porta, abbiamo Vintage Drink and More al caffè Trevino di Campi Bisenzio, invitata da Franco Allocca e Marco Guglielmino. Ma la cosa più importante, sai qual è, chiaro? È che stasera ci saranno tantissimi uomini che ti attendono. Ah, e questo, eh? E questo è molto interessante. Molto interessante. Quindi, we fly just now. Cosa vuol dire? Che adesso ti darò. Allora, prima ti do il programma, ovviamente, per tu. Ti darò 10 secondi esatti per pensarci, ovviamente. Partendo da questo momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cosa ci dici? Oh, grande! Un applauso a Chiara! Fantastico! Devo filmare. Una firma qua?
guarda, sono sicura che non te ne pentirai. Anzi, sai cosa ti dico? Che uno di questi uomini è proprio qua in questa piazza. Sì. Anche a Firenze, missione compiuta. E ora andiamo insieme a Conegliano a rapire un giovane PR, Alessio Trentin, per un tuffo nella sua. Lo lascerò in compagnia della migliore aristocrazia friulana. Già, perché tra ville e castelli, noblesse. Oh, sono Timur di Angeli del programma televisivo Top and Flight. Sei stato scelto per diventare protagonista della quarta puntata del programma televisivo Top Night Life. Mi fa piacere, non so perché, ma qua ti senti un po' sperso. Allora, sì. Verrai accompagnato dal conte Alessandro Zanotto dei Gigli Scarlatti. Noi ti porteremo in giro questa sera, ti faremo fare una notte top. Questo è il programma della serata, guarda. Alle 20 vi attendono al Museo delle Carrozze di Cotroipo per uno stage di maneggevolezza sugli attacchi. Devo uccidere qualcuno, mi preparerò. Sì. Dopo, alle 20.30, siete attesi all'agriturismo Regina del Bosco per una degustazione di piatti tipici friuli. Il nome è un programma. Già. E alla fine, alle 22, tornando indietro, verso qui, ci fermiamo invece a Porcia per un tuffo nella storia del cinema. Quindi, replay just now, hai 10 secondi per decidere di diventare il protagonista della quarta puntata di Top Night Life di stasera. Quindi, hai qui la penna, qui ho la liberatoria, adesso qui ho una bellissima penna blu. E ti chiedo di firmare. Beh, firma qua, dai. Dove firmiamo? Qua? Sì. Eccolo qui. Ecco, signori, fatto. Ha firmato. La firma c'è. Benvenuto nel programma televisivo Top and Life e buon divertimento, allora. Complimenti, Alessio. Quasi quasi, invece di rapire te, ci facciamo rapire noi, visto che sei arrivato addirittura su una Rolls Royce d'epoca. Ma lo faremo più tardi. Ora vediamo come l'ha presa la nostra prima vittima, Maurizio Livesi. Laura si è dimenticata tutto. No, non si ricorda più. Invidia o perdono? Si subisce un po'. Perdono. Dopo un po' perdono, non subito sicuro, però, dopo un po'. Sicuro? Certo. Sì, sei vendicativo? No. No, non sono vendicativo. Proprio non. Se una cosa non va, dopo giro pagina, non mi interessa proprio di essere vendicativo. Bravo. Perdo troppo tempo. Bravo. Ecco il primo appuntamento di Chiara, rapita a Firenze. Ecco Chiara, siamo arrivati alla prima sorpresa. Ti presento Leonardo Tozzi, editore e direttore del magazine Firenze Spettacoli. Piacere. Ciao Chiara, benvenuta a Firenze. Ecco, raccontaci un po', insomma, del cosa tuo sai lavoro. Di Firenze? Cosa sai di Firenze? Ma io abito a Pisa, quindi ci vengo, ma più per... Firenze e Pisa è un problema, eh? Un problema. Ma Firenze sta vivendo una grande effervescenza enogastronomica, no? Un periodo di grande vivacità della cucina a Firenze. Direi è l'elemento che sta un po' dominando e facendo discutere anche la città. Comunque ci sono state tantissime aperture di nuovi ristoranti, di nuovi locali e... Quindi diciamo non c'è che l'imbarazzo della scelta oggi. Veniamo da una stagione invernale dove c'è stato un grande boom della pizza a Firenze, è un piatto che piace tantissimo. E abbiamo avuto tanti bravi nuovi giovani pizzaioli che hanno saputo dare una nuova versione più reale, più buona, più di qualità della pizza, superando insomma la dimensione più brutta, no? Della pizzeria al taglio, così. Ad esempio abbiamo il mercato centrale a Firenze, questo bellissimo spazio al piano superiore che ci consiglio di visitare se ci trattieni, dove appunto uno dei locali più belli è la pizzeria Sud, dove c'è questo giovane Romualdo che si chiama, che è bravissimo, veramente uno che fa più di 1000 pizze al giorno, ma buonissimo. Quindi vi consiglio di... E poi l'altro boom successivo alla pizza è stata la cucina di mare. E ora stanno facendo tanti locali sul pesce che però insomma devono essere a un prezzo accessibile. Quindi è molto interessante anche curiosare questo aspetto di Firenze. Allora Chiara, ti ho portato anche la copia di Firenze Spettacolo, che è il nostro magazine che pubblichiamo da tanti anni a Firenze, esce ogni mese, è l'anteprima completa di tutti gli spettacoli, i divertimenti locali, i musei, le mostre che ci sono a Firenze e anche in Toscana. Quindi qualche volta
non spesso parliamo anche di Pisa, questo te lo voglio dire. E, venendo a Firenze comunque conviene insistere un attimo sulla conoscenza del patrimonio artistico culturale della città, e spesso ora abbiamo la fortuna anche di serate notturne dove i musei si aprono, vengono aperti anche gratuitamente ai visitatori, per cui è una bella occasione per conoscerli in una situazione suggestiva. Ma certo, i musei! Ottima idea, Leonardo, prendiamo nota del tuo suggerimento, ma prima di tutto in Rolls Royce con Alessio tra le colline del Trigiano. Allora, cosa dire di me? Ci sarebbero tante cose da dire. Sono Alessio Trentin, sono nato il 9 febbraio 1991, sono di Treviso, vivo ancora qui a Treviso, pur facendo un lavoro che mi porta a viaggiare molto. Sono una guardia d'onore a Roma, al Pantheon di Roma, e poi anche di professione sono un responsabile relazioni istituzionali, ossia quello che volgarmente in America è chiamato lobbista. Metto in comunicazione persone con altre persone, fondazioni, ambasciate, enti. Questa macchina è una delle mie passioni, è il regalo dei miei 25 anni che mi sono fatto io, e l'ho presa in Inghilterra, l'ho fatta importare dall'Inghilterra, come si può notare dalla guida a destra, non è progettata da un ingegnere veneziano che non sa come funziona una macchina probabilmente, ma bensì è inglese. È una Rolls Royce Silver Shadow prima serie del 74, ed è una macchina molto comoda, seppur dagli alti consumi, però come diceva Sir Rolls, chi può dimentica il prezzo, chi non può dimentica la Rolls, quindi insomma noi ce la facciamo piacere così. Sono qua in questo viaggio, in questa avventura, in questa trappola, come la potremmo chiamare, dove mi avete incastrato, e sono molto lusingato di essere tra le vostre vittime. La nostra prima vittima, Maurizio, farà una bellissima esperienza d'arte, ma siamo tutti artisti? Lo chiediamo a Laura Malattia e le sue art shoes, che sono presenti nelle più importanti gallerie. No, la risposta è no, non siamo tutti artisti, solo alcuni nascono, perché nasciamo artisti nel nostro DNA. E poi nel tempo sviluppiamo, questo è un dono l'arte, e non è di tutti, ognuno ha dei talenti, l'arte è un talento che appartiene solo ad alcune persone. Vediamo se anche Maurizio ha lo stesso talento che svilupperà magari con l'artista Erika Calesini. Siamo arrivati a Riccione, ad aspettarci c'è l'assessore del turismo Claudio Montanari e l'artista Erika Calesini. Benvenuti a Riccione innanzitutto in questa splendida serata, fresca ma sicuramente intrigante. Direi che Riccione è una quinta ideale per organizzare questo tipo di eventi. Alle spalle abbiamo un edificio che in qualche modo rappresenta la capacità della città di innovare e di creare anche in qualche modo volumi interessanti e nuovi. Direi che è un palazzo interessante, dalle linee estremamente innovative, ma sicuramente è un palazzo che oggi vive anche di una luce riflessa, di una città che è particolarmente accogliente, per cui questa sera la vogliamo dimostrare cercando di darvi tutta la nostra accoglienza. Prego, accomodate. Adrenalina, già il nome dice tutto, è un'idea nata in maniera esplosiva nel 99, quindi ha già i suoi anni, ha già girato tutti i continenti del mondo con questi pezzi un po' fuori dalla norma, che sono nati con l'intenzione di proporre al pubblico qualcosa che prima non esisteva. Il rapporto con Erika è nato in maniera meravigliosa, diversi noi, diversa lei, ci siamo incontrati come vicini di casa tanti anni fa, e durante un servizio fotografico in cui per Adrenalina serviva un compagno d'avventure un po' speciale. Le sue biciclette erano perfette per accompagnare i pezzi di Adrenalina. Sono un artista, creo opere da materiali di recupero, adoro in una maniera viscerale recuperare vecchie biciclette, mi definisco un artista stradale perché amo anche tutti i mezzi di trasporto che trovo sulle strade, amo molto trasformarli e renderli opere d'arte. E adesso Maurizio io ti farò una bellissima sorpresa, perché tu sai che l'arte è bellissima e con l'arte si può collaborare. Allora Maurizio, questo qua è la tua scultura, anzi diventerà una scultura, però non la faccio io, la fai tu, questa è la mia sorpresa, poi te la porterai a casa. Le mie opere sono esposte in Galleria Cadoro a Roma,
sempre con la Galleria Cadoro, lavoro sia a Miami che a New York, ho partecipato alla 54esima Biennale di Venezia, poi ho lavorato anche con il Ministero dell'Ambiente durante il G8 a Siracusa. Guarda, si è creata da sola. Ah, sei perfetta. Per il mio impegno allora. Cosa ne pensi? Bellissima. Bellissima. Questa è la tua scultura, la puoi prendere e la tieni. Davvero un creativo, lo chiediamo all'artista Eva Verbene, famosa per le sue traiettorie spaziali e i suoi monotipi. L'impegno c'era e c'è stato per arrivare a essere anche degli artisti capaci. E Maurizio, per imparare a fare i monotipi devi venire da me, ti aspetto a Pavia nel mio atelier. Detto fatto, il marchese Emilio Pietrini Manzi ha convinto il Museo Vardini di Firenze ad aprire appositamente per te, Chiara. Ad accoglierti ci sarà la direttrice. Chiara, benvenuta. È un po' tardi, però abbiamo aperto apposta per voi. Il museo è tutto vostro, in un grande silenzio, una grande pace, e quindi possiamo guardarlo insieme passeggiando per le sale del museo. Venite, accomodatevi. Queste sale del Museo Stefano Bardini sono nate nel 1880 come ambienti destinati ad esposizione per la vendita degli oggetti dell'antiquario. L'antiquario aveva avuto un grande successo negli anni 70 dell'Ottocento, aveva clienti internazionali, era una persona di grande successo che riusciva a commerciare opere di grande importanza, perché opere importanti di Botticelli, di Michelangelo, si riusciva ancora a trovare sul mercato e soprattutto nelle importanti e ricche famiglie fiorentine, nobili fiorentine, e quindi nel 1880 l'antiquario comprò un antico convento, che era un convento molto importante a Firenze, perché era il convento dove si era firmata la pace fra Guelfi e Ghibellini, ed era un convento duecentesco che poi era caduto in disuso. Lui nel 1880 comprò all'asta questo convento, lo trasformò nel proprio negozio di vendita, dandogli un aspetto da grande palazzo neocinquecentesco, e riuscendo anche ad arredarlo con un gusto che era più adatto al sistema museale fiorentino del tempo che a un negozio d'antiquario. I negozi di antiquari infatti in quel periodo erano molto affollati di opere, con una profusione di oggetti di vario tipo messi uno accanto all'altro. Invece Stefano Bardini organizzò il proprio negozio con pareti colorate di blu, un sistema di distribuzione delle opere sempre simmetrico che aiutasse la lettura del visitatore, e grandi fonti di luce, quindi soffitti traforati per permettere la luce, grandi velari che erano lucernari odierni, quindi tutto il palazzo era pieno di luce per vedere bene le opere, poche opere ma molto importanti, e un fascino nell'arredamento che solo Bardini con il suo gusto riusciva ad ottenere. Una delle opere più importanti del museo è la Madonna dei Cordai qui alle mie spalle, che è una delle opere più significative e più innovative di Donatello, databile intorno al 1430. Molto innovativa perché il fondo che voi vedete è realizzato con piccole tessere di cuoio e dei vetri che creano una luce molto particolare a tutto l'insieme in terracotta. Ed è questa Madonna momentaneamente affiancata a un'opera di John Carrin, questo pittore figurativo americano che realizza appunto dei ritratti che abbiamo ritenuto opportuno e significativi mettere a confronto con le opere della collezione permanente del museo. Un'altra delle opere importantissime del Museo Bardini è questo bellissimo dipinto di Antonio il Pollaiolo che si data intorno al 1470 e che raffigura San Michele che uccide il drago. Ed ora si torna in Friuli. Alessio è atteso a Cotroico dal conte Zanotto e dalla contessa Badoglio con una sorpresa. A San Antonio Zanotto, Trentino. Buonasera. Direttrice, buonasera. Buonasera, benvenuti. Grazie, è un piacere essere qui, di sorpresa, perché mi hanno rapito e siamo qua, insomma. Rapito per salire? Per salire in carrozza. In carrozza, abbiamo uno splendido vis-à-vis. Vediamo. Bella. Ecco, qui abbiamo una splendida carrozza dell'Associazione Appassionati di Carrozze della Regione, del Friuli.
che ci porterà dentro un mondo di magia. E allora saliamo? Prego, prima le dame. No, non ha bisogno, non ha bisogno del mio aiuto. Eccoci. Potevamo chiedere. Oh, Luca! Mi sono preso a mano. Bene Alessio, vedi che bellezza, qui per accoglierti abbiamo una splendida dama di fine 800 con il suo cavaliere in accompagnamento. Prego, prego. E allora ci accingiamo ad entrare, immagino, madame. Oh, ma qui è pieno di fiori l'ambiente. Buonasera. Un piacere. Piacere, madame. Anche per me. Eccomi adesso, vedi, io vorrei presentarti questo splendido museo di magia, di seduzione se vogliamo, partendo da un bellissimo modello di slitta russa che abbiamo, che proviene da San Pietroburgo. È un modello per la guida diretta da parte dello zar, dovrebbe risalire all'epoca di Pietro il Grande, e con il servitore al seguito. In questo museo non abbiamo solo questo ingresso nella slitta con due bellissimi cavalli che proprio ricordano i cavalli russi e le bubole, abbiamo un patrimonio di carrozze di diverse, ricchissime tipologie che proviene da Antonio Lauda, questo collezionista che proveniva da Foggia e negli ultimi anni viveva qui in Friuli e ci ha permesso di allestire una bella testimonianza di costume di 800-900. Come perfetto, non puoi intervistare in questo modo. Allora, com'è stata la tua infanzia e che ricordi hai della tua casa, degli odori, dei sapori e dei colori? L'infanzia è stata bella, ma gli odori e i sapori non me li ricordo. Ricordo le bravate che facevo. Sulla terrazza a tirare rusticare contro i camion, hai capito? Ero un selvaggio così. Lasciamo Maurizio ai tranelli delle nostre dame gioiellate per parlare appunto di gioielli con Chiara e il grande maestro orafo fiorentino Alessandro Dari. Ciao Alessandro. Ciao, ti presento Chiara. Sì. L'ho portata nel tuo splendido atelier perché so che hai degli oggetti preziosissimi e so che è anche uno dei più famosi di Firenze, quindi raccontaci un po' il tuo lavoro e quello che ci vuoi raccontare appunto e ci vuoi mostrare soprattutto a questa nostra cara amica. Perfetto, io faccio questo lavoro da quando ho 16 anni, quindi da bambino ho anche studiato, sono farmacista, sono maestro d'arte successivamente, sono biologo, però principalmente la ricerca mia è sempre stata nel gioiello, nella forma, e lo scopo principale profondo era quello di restituire al gioiello quello che nell'antichità, nel Rinascimento, il gioiello aveva, cioè era un'opera d'arte così come erano opere d'arte la pittura e la scultura. Non a caso in quel periodo sia la pittura che la scultura venivano insegnate insieme all'oreficeria, i grandi scultori e pittori erano anche loro. Le collezioni sono a tema, però la prima collezione importante dove nel gioiello compare l'architettura è la collezione delle chiese, che è questa collezione qua. Quindi il gioiello non è più valore, non è più solo oro, ma è forma. Certo. È forma architettonica. Quindi certo. Si parte proprio dalla sezione aurea sviluppata e studiata per molti anni fino a dare queste forme sacre
che poi successivamente si sviluppano e nei castelli e nell'anatomia e tutte le altre condizioni. Certo, poi hai saputo che noi donne impazziamo per ciò che il gioiello, il gioiello, quindi so che per te sarà un divertimento incredibile per i tuoi occhi, no? Anzi, guarda, già sono molto particolari, hai notato, sono veramente gioielli particolarissimi. E il gioiello diventa anche macchinario, il gioiello diventa scultura vera e propria dove l'indossabilità è possibile però a discapito del funzionamento e della simbologia contenuta all'interno del macchinario. All'ingresso avete visto Musical Box, che ho messo 40 anni a costruire da bambino quando desideravo fare questo gioiello, pensato per tanti anni e riassemblato e costruito praticamente almeno 10 anni. E tante di queste opere hanno tempi molto lunghi di lavorazione. Beh, immagino, certo. E mentre Chiara si avvicina all'ultima sorpresa della sua serata, Alessio cambia altro. Eccoci Alessio, bella con Rolls Royce. Adesso ci mettiamo un po' di fretta. Raccontaci un po' di meglio cosa fanno i precisori di Guardie d'Onore. Allora, le Guardie d'Onore, noi Guardie d'Onore siamo un'associazione combattentistica più antica d'Italia. Abbiamo ben 138 anni adesso e siamo nati nel 1878 e il nostro ruolo è quello di tenere vivi i valori di patria, di risorgimento, di unità d'Italia e nel pratico facciamo il picchetto d'onore alle tombe dei sovrani d'Italia che sono nel Pantheon di Roma. E nell'ambito territoriale invece siamo divisi in ogni provincia, una sua delegazione e ogni regione ha un suo ispettorato e teniamo nel territorio, facciamo dei gruppi che alla fine sono delle presentazioni di libri culturali o delle mostre, dei conviviali, delle uscite, quindi facciamo tutto possibilmente inerente a quello che è il periodo che l'Italia durante il regno insomma. Senti, per quanto riguarda invece la vita notturna, c'è vita, è un posto tranquillo, un paese dove la gente va a dormire presto, raccontami un po'. Vabbè, Pisa è una città universitaria, quindi diciamo ci sono molti giovani, molti studenti, bello, fantastico. Quindi se uno vuole uscire la sera qualcosa da fare trova sempre. Bene. Tra le piazze è molto diciamo nota Piazza dei Vettovaglie per i giovani, Piazza dei Cavalieri per gli studenti. E appunto ci sono magari vari localini dove puoi prendere una bevuta, stare lì tranquillo, sederti. Invece appunto per i ragazzi del liceo, io mi ricordo anche quando andavo al liceo, si usava dire si va sulle spallette e si andava... Spallette? Spallette. Andavamo appunto sul Lungarno e ci mettevamo seduti appunto sulle spallette del Lungarno e stavi lì a chiacchiere un pochino. A berti un drink, a quanto chiacchiere, due risate. Il peggior difetto di tua mamma? Il peggior difetto di mamma? Quando guarda la trasmissione. Occhio che sono morte. Mamma, secondo me il difetto della mamma è che è brontolona. Cioè proprio spesso dal nulla, magari arrabbiata per conto suo. E quindi sarà chiara. Perché te magari hai chiesto dov'è il pane, che ne so. Sì, sì. Sarà un po' brontolona. Quello del papà invece? Il difetto del papà è lui parla troppo. Cioè parliamo anche un po' bene di questi genitori, dei pregi invece? Pregi, allora di mamma diciamo che mi ha sempre dato tante opportunità, cioè proprio mi lasciava libera di scegliere, di fare anche tante esperienze, mi ha sempre portato con lei in Inghilterra, a Londra perché appunto insegna inglese, vacanze studio. Quindi questo, cioè sì, è un grande pregio. Di babbo è sempre molto attivo, cioè oltre a parlare poi è sempre pieno di iniziative. Molto energico. Energico, diciamo. Sì. E ora godetevi un gustoso scherzo ai danni di Alessio, organizzato dal Conte Badoglio, con la complicità di alcuni compaesani a Codroipo. Allora, ci troviamo nella zona di Codroipo. Codroipo è un nome attualmente strano di per sé, ma deriva da una zona praticamente molto antica, è sempre stata un crocevia di popoli e di guerre e lo stesso crocevia veniva indicato dai latini come Codrobium e si presume che il nome Codroipo derivi appunto da questo termine latino Codrobium.
nella storia ha avuto diversi possessori, e fino alle guerre fra i Savognan e contro i Gorizi, finché non è andato in feudo alla famiglia di Codroipo. Poi successivamente è arrivato la Repubblica di Venezia e Napoleone, finché non è passata al Regno d'Italia. Ed è stato, sia nel periodo napoleonico sia nel periodo del Regno d'Italia, un punto importante su cui veniva decisa la geografia della zona, specialmente la divisione delle province. Sì, qua noi ci troviamo in una località che da un punto di vista naturalistico è unica nella regione Friuli. Questa località si chiama Jeserni, un nome che è di origine orientale, e sin dall'epoca romana fu un sito di grossi insediamenti, in quanto i romani sin da quell'epoca in questo sito, in questo ambiente, trovarono le materie prime essenziali: l'argilla, i boschi per alimentare la fornaci e l'antica via Naxum, nome romano del fiume Stella. Allora, questa carrozza era un attrezzante con cui si muoveva nel periodo estivo il mio avo Giovan Battista. Giovan Battista viene da una lunghissima tradizione militare della famiglia. Basti pensare al primo conte Zanotto, che si chiamava appunto Andrea, ha partecipato in prima persona a diverse battaglie, tra cui anche la battaglia di Pavia come luogotenente dei Giovanni a Bande Nere. Poi è stato come comandante di una fortezza a Bratislava. Da Bratislava poi rientrerà a marce forzate in Italia alla difesa di Roma, lo troviamo sul muro di Roma nel 1527, e poi ha partecipato a moltissime altre incursioni. In famiglia abbiamo avuto diversi cavalieri, sacerdoti, scienziati, matematici ed eminenti di vario tipo. Ciò che era più importante era, ad esempio, il governatore di Pordenone dal 1514 al 17, il tale dottor Nicolò, ed era famoso anche per aver dato un buon governo a Pordenone. È da diversi anni che la famiglia che ha questo casolare ha restaurato questa struttura medievale per adibirla ad agriturismo, con la possibilità di assaporare, di risvegliare i sensi e quindi anche i lati culturali, e percorrendo questi antichi tragitti storico-naturalistici con gli antichi mezzi, la barca e la carrozza. Ti presento qui un posto unico in tutta la nostra regione, che vedi che razza di restauro bellissimo questo casolare, con tutti i salti, i sassi tirati fuori. E qui abbiamo il proprietario e anche l'assessore alla cultura del comune di Rignano. Cosa ci puoi raccontare? Presentiamo, diciamo, la parte culinaria del nostro agriturismo, che è fatto da salumi fatti in casa, il formaggio fatto da un'azienda agricola qua a Sterpo, e dopo facciamo anche, diciamo, piatti stagionali, ecco. E anche il famoso baccalà, che voi siete andati a vedere, che è lì presentato e preparato in questa cosa, che è molto buona. No. Allora diamo questa possibilità al nostro bel giovane, no? Consegniamo questo grembiule per poter battere questo baccalà come fanno, diciamo, al mulino di Bert di Codroipo, che è un mulino in pratica nominato in tutta la nostra regione, territorio, che conserva ancora le tradizioni antiche di una volta. Ecco, a lei... Tipo la casacca olimpica, dato che siamo in tema speriamo, di Olimpiadi. Gli do la possibilità di poter allacciare questo grembiule. Abbiamo anche il baccalà. Siamo... E adesso questo è il baccalà e il martello. Un martello in mano e via. Suppongo che si batta il baccalà e non viceversa con il martello. E si batte proprio? Sì, vai. Ma così proprio? Sì, vai. Questo lavoro non si fa di notte, si fa di giorno, perché sennò la padrona di casa si tira. Ma ormai, l'ho sempre detto,
che dovevo fare il pesci, dovevo fare il pescivendolo. Nella tradizione più il baccalà si batte e più buono diviene, più morbido diviene. Quindi vai, vai tranquillo. Ah, perché ormai giocano la mano. Mato, ragazzi. Tutto? Anche sulla coda. Anche sulla coda, sentite Luca Badoglio cosa dice? Sembrano le cannonate dell'Isonzo, ma... Tu vai tranquillo, batti. Batti. Bisogna andare avanti ora. Non hai mai battuto tante strade. Qui è un complotto. È un complotto. Adesso hai battuto abbastanza, adesso possiamo andare a mangiare anche il baccalà. Possiamo assaggiarlo. Già battuto, già cucinato. Già battuto, dai, dai. Ti piace? La fatica vale. Vale la pena. L'hai battuto bene. Hai visto? È stato anche bene. Veloce. Però l'assessore qui ti ha dato le coordinate per batterlo. Sì, per batterlo. Ci vorrebbe un po' di vino, ecco. Questo è un vino particolare, adesso ti racconteranno la storia di questo vino. Christian. È un antico vigneto, tra i più antichi rimasti in regione. Diversi studiosi fecero degli studi su queste antiche varietà autoctone che sono rappresentate dagli antichi DNA e anche dall'articolata morfologia che rappresenta la cultura della civiltà contadina di un tempo. È un vigneto poi, come tutti sanno, ubicato all'interno del Parco dello Stella, una zona ricca di peculiarità naturalistiche ma anche storiche, con tante cose da approfondire. È buonissimo, quindi non ci sono, non si possono descrivere queste cose, bisogna per forza assaggiarlo, venire qui ed assaggiarlo. Bravo Alessio, hai battuto davvero bene. Ma è ora di sapere chi ti ha fatto lo scherzo e riconoscere meglio quei due: quello che ti ha portato il baccalà dal mulino Zoratto e quello che ti ha portato il martello dalle scuderie del suo castello. Vieni Alessio. Anche su ma se ma fuma mosca cieca al prinzeti. E anche su ma tre che la toppa mi nascondi al prinzeti. La mamma canciama nella fine della giornata. Alessio, sei stato molto bravo a battere lo stocco. Io lo batto tutti i giorni, però adesso lo battiamo a macchina. Lo stoccafisso commercialmente è questo il suo nome, che sarebbe il merluzzo essiccato. Per friulani e veneti è baccalà, per tradizione. C'è poi tutta la storia di come è stato importato in Italia col naufragio di Querin nelle isole Lofoten, che poi l'ha importato, e poi la prima volta dello stoccafisso in una ricetta ufficiale è stata addirittura al Concilio di Trento, come chiedete, nel 1400 e qualcosa. E da lì poi era il mangiare dei poveri, infatti noi nasciamo come battitori di canapa, cioè con quello che avete visto si batteva la canapa che poi veniva filata per fare i vestiti. Lo stoccafisso, o baccalà per noi, era appunto il mangiare dei poveri, chi aveva la fortuna di avere un pezzo veniva qua e con gli stessi magli si batteva il baccalà, perché prima di fare la molla doveva essere battuto. Ora, la canapa ormai non si pianta neanche più e quindi non viene neanche più filata perché è stata soppiantata dal cotone, però noi come tradizione familiare e anche regionale, poi è questo, abbiamo mantenuto la battitura dello stoccafisso come con legno sulla pietra, che è proprio come si faceva una volta. Chi aveva la fortuna di avere un mulino come questo vicino, un opificio a quel tempo, allora lo portava qua. Gli altri se lo battevano col martello in legno sulle pietre miliari della strada. Che poi il principio è lo stesso, solo che qui si usava la forza dell'acqua per risparmiarsi tutta la fatica che ha fatto Alessio. Caro Alessio, la comunicazione è una cosa importante. Questa casa è stata acquistata proprio perché i dissapori di colloquio fra una moglie e una suocera. Mio nonno si sposò con una bellissima donna, era veramente straordinariamente bella, era ungherese, anglo-ungherese di origine, e lei purtroppo non andò mai d'accordo con sua suocera,
E per questa ragione mio nonno comprò questa bellissima casa. E poi mia madre, che aveva vissuto qui gli anni dell'infanzia, ha voluto che mio padre la ricomprasse, e mio padre nel 1950 l'ha ricomprata. Siamo l'unica famiglia che ha comprato lo stesso castello due volte nello stesso secolo. Questo castello risale al 1200 e non ha avuto nessun fatto d'arme importante, se non alla fine del 400 un'invasione di turchi che rapirono tutti gli abitanti del castello. E questo è l'unico fatto veramente terribile del castello, di questo luogo. Caro Gianluca, beh, solo rapito mi pare un troppo poco. Di solito quando i turchi o quelli che comunque venivano chiamati turchi nella tradizione arrivavano, innanzitutto sceglievano i più facoltosi per il riscatto e i giovani e le giovani per essere sul mercato schiavi, ma gli altri venivano per divertimento, anche per passatempo, e torturati in maniera fantasiosa, tra cui lo denudamento del corpo togliendo la pelle, inchiodandola in vari luoghi, oppure come faceva anche Vlad Tepes, l'impalamento. Ma c'erano anche altre cose che si divertivano, lo squartamento tramite quattro cavalli, oppure si divertivano a legarli e inchiodandoli prima a un albero e vedendo se i loro pugnali erano abbastanza affilati quando entravano dentro. Molto interessante, Alessandro, veramente incredibile. Però mi pare che anche al giorno d'oggi non sia cambiato un granché. No, la mentalità è rimasta sempre quella. La notte si fa lunga, Chiara è trascinata addirittura fuori porta a Campi Bisenzi. Vediamo. Eccola! Chiara, l'ultima sorpresa, ti è piaciuta? Questo è ballo swing, boogie boogie, quindi è un ritorno agli origini, no? Al mondo vintage. Siamo a Bar Caffè Tre Ville. E qui c'è Marco. Che... abbiamo organizzato anche con la collaborazione del Caffè Tre Ville di Kenzo per poter far sì che Chiara avesse la sua sorpresa anche a Firenze. Noi siamo un'associazione che fa tutto quello riguarda lo swing, il nostro nome è Late Swing, infatti vi presento anche il gruppo, e ci occupiamo di tutto quello che riguarda lo swing, quindi da partire dal Charleston, al Lindy Hop, Boogie Boogie, Balboa e via dicendo. Qual è l'opera più famosa di Gioacchino Rossini? Il Bar Biesa! Esatto! Figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù. Con Maurizio ci troviamo nella casa dei dati Gioacchino Rossini nel 1792, questo è il forte piano che gli ha appartenuto, cui probabilmente si esercitava da bambino, anche nelle sue giornate pesaresi, e questa è la nostra casa dove abbiamo impostato una forte strategia di rilancio dell'economia anche culturale del nostro territorio, a partire dalla musica, a partire proprio dalla figura di Gioacchino Rossini, il nostro concittadino più illustre. Rossini, poi morto celebre a livello mondiale, a Parigi, decise poi di lasciare tutti i suoi beni alla città di Pesaro perché ne facesse buon uso per promuovere la sua immagine, ma soprattutto per promuovere la conoscenza della musica a partire dai giovani e della cultura. Noi, proprio a partire da Rossini, come città di Pesaro, abbiamo deciso, in realtà con tutto il territorio, anche delle Marche, di farne un elemento di brand culturale e turistico con cui impostare fortemente anche un rilancio della nostra economia a partire proprio dal turismo e dalla cultura. Abbiamo i Rossini per la festival, che è un festival conosciuto a livello mondiale, ma Casa Rossini ci permette, assieme ad altre tasselle del racconto rossiniano, di fare un'esperienza veramente unica per i turisti, ma anche di farle essere sempre più orgogliosi e partecipi anche i nostri concittadini.
Casa Rossini è stata acquistata al Comune di Pisa agli inizi del secolo scorso ed è stata musealizzata la prima volta in maniera importante negli anni 80 grazie al contributo della Fondazione Scavolini. E abbiamo invece approfittato dell'Arbonus, quindi è stato il primo monumento a livello nazionale caricato sulla piattaforma dell'Arbonus, e due anni fa abbiamo proceduto a un restauro invece completo, più innovativo, anche per rendere contenuti multimediali, per vivere tutto Rossini, da Rossini Gourmet che ha raccontato nella sala della cucina alla stanza che ne racconta gli ultimi giorni di Parigi. È stato un investimento importante che crediamo sia un tassello fondamentale appunto per lo sviluppo della strategia culturale e turistica della città legata al nome di Rossini. Lo Stato ha appena riconosciuto l'anniversario del 150esimo della morte che cadrà nel novembre del 2018, dove abbiamo già iniziato la macchina dei festeggiamenti e delle celebrazioni. Il 2018 sarà il 150esimo appunto della morte, sarà celebrato a livello mondiale. Stiamo lavorando anche ad una legge speciale che permetta con le altre città rossiniane come Ugo di Romagna, Bologna, Napoli, Milano, Venezia, Firenze, Roma, di farne un racconto importante, anche perché in questi tempi cade anche il 200esimo anniversario del momento più prolifico di Rossini, compose nel 1816 in Badia di Siviglia. Mamma, no! Prego! Ah, vieni Maurizio! Ah, no. Vieni, ho fatto un trattamento di bellezza meraviglioso! Prego! Non mi farà mica la barba, eh! È piccola la sedia. Maurizio, è stato proprio Gianluca Galeazzi a organizzare tutto questo barbe capelli, ma vuol farsi perdonare da te. Ti inviterà al party di apertura della sua creatura, il Pesaro Wine Festival. Eccoci qua Maurizio, al centro delle arti visive, le antiche pescherie della città di Pesaro, luogo in cui si terrà il Pesaro Wine Festival. Vieni che te lo faccio vedere. L'idea del Pesaro Wine Festival nasce appunto dalla volontà di portare in questa città un insieme di aziende che arrivano da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero. L'anno scorso sono state presenti aziende francesi, aziende della Slovenia e anche di altre nazioni europee. Ovviamente la nostra priorità è rivolta sempre alle aziende marchigiane, partendo dai doc di questa area che è quella del Bianchello, scendendo poi a Materica col Verdicchio, Castelli di Iesi col Verdicchio, il Conero e tutta l'area del Piceno, che hanno comunque un'importanza davvero grande sia a livello nazionale che a livello internazionale. Abbiamo fatto proprio bene a scegliere te come ostaggio. Bello! mi abbandonate in quale casello? Adesso ti abbandoneremo. Come un cane. Adesso ti abbandoneremo, certo. Questo mai. E ora inizia. Grazie Maurizio, sei stato veramente un vero gentleman. Grazie. E ora un finale regale per Alessio. State a vedere. Alessio, ti presento il principe di Boccia e Pruniera. Piacere, ben arrivato. Benvenuto Alessio, sono molto contento di averti qua. So che per te è tutta una sorpresa. Ti trovi a Porcia, vicino a Pordenone, nel castello di Porcia, nelle sue cantine. Queste cantine hanno tanto da raccontare, hanno quasi 6 secoli, mentre il castello originario ha quasi 1000 anni. Qua, da qua è, in questo posto è tanto che si fa vino con grande passione e con grande amore. Qui dietro vedi un po' la storia della mia famiglia e provo a immaginare quante persone sono entrate in queste sale e quanti brindisi sono stati fatti. Infatti il mio desiderio è quello di accoglierti con un brindisi. Un piacere. Questo è uno Chardonnay, vendemmia 2015.
evviva, evviva. Abbiamo una cucina regionale molto, molto apprezzata, molto forte di sapori e quindi un vino delicato circa l'8 grade. Essere agricoltori oggi è un impegno notevole perché il mercato chiede prodotti sempre più stabili nella qualità, tutti gli anni non si perdona mai niente e tutti ci siamo attrezzati con moderne macchinari. Che in questa cantina vedi che siamo testimonianze del passato, ma in realtà l'azienda agricola ha una sede a Zanoleggi, una sede molto all'avanguardia nella tecnologia. Adesso ho il piacere di raccontarti qualcosa del mio lavoro. Sì, dimmi come sei passato dalla casata alla cantina. Beh, essere parte della casata in realtà ti porta nel DNA anche una passione per l'agricoltura e per le persone che lavorano con l'agricoltura e per quello che è una tradizione familiare, una tradizione però vorrei dire dinamica, una tradizione che si rinnova in continuazione. Infatti ho avuto la fortuna di avere prima di me tanti componenti della mia famiglia che non sono stati a guardare il mondo che passava, ma sono stati parte di questo mondo in movimento. E io sono cresciuto con questa idea qua, e i miei genitori mi hanno anche spinto negli studi, nell'andare all'estero, ho fatto per un bel po' di tempo fuori dall'Italia, ma per poi tornare sapendo che questo sarebbe stato il lavoro a me più gradito. E che consigli darebbe a un giovane che vuole intraprendere l'attività nel mondo del commercio, dell'agricoltura, insomma di questo settore che sempre di più fa parlare nel cambiamento ovviamente? Beh, in questi ultimi anni ho avuto modo di vedere un rinnovato e forte interesse da parte dei giovani verso l'agricoltura, ma diciamo in maniera più ampia, ecco, da parte di tutte le persone che vivono il nostro paese. Caro Alessio, se fosse venuto qui durante la seconda visita di Carlo V in Italia e la prima visita in Friuli nel 1532, avresti potuto notare un enorme accampamento di lanzichenecchie, di trombettieri, di cannonieri. Pensa che si è portato dietro più di 1000 cannonieri, comandava un compartimento, aveva perfino una corona d'alloro e dei fiocchi sulla probabile lancia che non gli serviva. Con la fine aveva l'effigie di Carlo V, però aveva anche con sé 4000 lanzichenecchi. Ecco, aveva escluso volutamente le famose bande nere che non trovo sanguinarie, però comunque erano tutti armati adeguatamente per porre un assedio. Ed erano stati, aveva scelto una guardia ridotta perché altrimenti la Serenissima non gliela permetteva, ma erano il fiorfiore dei suoi lanzichenecchi. Non ha avuto la guardia spagnola perché erano troppo inviso, in quanto avevano assediato in malo modo il Papa. I miei avi, sai, hanno accolto Carlo V con grande emozione, sicuramente posso parlare per loro, per quello che è stato anche un evento che è successo 5 secoli fa. La visita di un imperatore del genere era un onore enorme, soprattutto in Friuli, che era una zona sempre di passaggio e che poteva essere conquistato da uno o dall'altro, quindi avere la benedizione di Carlo V è una sorta di garanzia. Quindi abbiamo sicuramente fatto tutto quello che poteva essere necessario per accoglierlo al meglio, per metterlo in sicurezza. Ti auguro di tornare presto. Io grazie della visita. Grazie. E mentre al castello di Porcia si levano i lieti calici, a Capri Bisenzio si digerisce. Ed eccomi verso la vita, ma consola. Ecco voi Chiara. E adesso si va a parlare. Ciao! Anche questa sera, missione compiuta. Ehi, anche tu, quando meno te lo aspetti, potrai vivere la tua favola.